Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte della guida di Pokémon Diamante ad Arceus 94. Questa è la parte numero 17. Allora, nel video precedente abbiamo cominciato a battere gli allenatori di questo breve percorso, prima del Bosco Evopoli, che erano giusto due o tre. Li ho già sconfitti fuori dal video. E mi sono curato i Pokémon in questa piccola casetta che c'è prima del bosco. Ecco, adesso Monferno e Saravia allo stesso livello. Questa casetta qua. Dove c'è quella signora lì anziana che ti curerà i Pokémon. Ok, ora ci addentriamo all'interno del bosco di Evopoli, dove incontreremo una amica. Questa ragazza qua, che ha paura appunto di entrare e di attraversare il bosco da solo, decide di accompagnarci. Perché ha paura di un certo team, ovvero il team Galaxia, che si aggira appunto da queste parti. Una cosa benefica che ci farà, ovvero ci curerà i Pokémon, grazie al suo Chansey, il suo unico Pokémon. Ok, iniziamo il bosco. Allora, questo bosco è particolare perché in questa zona qua, ovvero vedete con la pietra là in mezzo, se allenate il vostro Eevee qui, potrete ricevere la evoluzione in base a questa pietra, ovvero questa è una pietra ricoperta di muschio, ovvero otterrete un Leafeon. Infatti nella versione di diamante aumentano le evoluzioni, da 4 tipi aumentano e diventano 6. Ok, battiamo il primo gruppo di allenatori. Questi allenatori li farò vedere perché, dato vi farò vedere degli allenatori, certi no, soprattutto noiosi non ve li farò vedere. Ma questi, dato che sono una lotta doppia, preferisco farveli vedere. Ok, io mando in campo Staravia, lui mando in campo, e lei manda in campo Chansey. Non mi ricordo a che livello, un sal 15. Sì, ho azzeccato. I Pokémon di questo bosco sono debolissimi, ve lo dico subito. Non bisogna neanche faticare più di tanto per batterli. Come vedete, è bastato un attacco d'ala. Va bene che lo Staravia, che ha un livello più alto rispetto alla media. Dovrò allenare parecchio anche fuori dal video, io penso. Cioè, so che più o meno i Pokémon sono abbastanza fortini quelli di oggi, però non è neanche un grosso problema a batterli. Usavo bomba che non gli fa quasi niente. Cioè sì, è un Pokémon resistentissimo in base ai PS, a livello 100 neanche 300 e passa, però è molto debole il fatto di attacco, perché attacchi deboli, cioè se vuoi avere un Chelsea fortissimo devi insegnargli tu con macchine tecniche. Ok, per Pachirisu uso attacco rapido. Non li basta, usa scintilla su di me, mi sembra giusto. Tutti i Pokémon che esistono usa scintilla su di me. Vabbè, basta un altro attacco rapido. E Pachirisu ci saluta. Staravia a livello 21. Sconfitto. Va bene, al 22 poi metterò anche Monferno. Ok, come vedete, una volta finito i Pokémon saranno totalmente curati. Come vedete, Staravia ha recuperato tutti i suoi PS. Ok, recuperiamo lo strumento. Questo antiparalisi, che in un bosco mi sembra adatto. Ok, abbattiamo questa coppia di psiche. Pokémon a testa hanno due Abra, tutte e due a livello 15, tutti e due maschi. Ok, sono veggenti. Ok, hanno un attacco forte, ovvero hanno penso un unico attacco, intro forza. In effetti, eccolo qua che compare, intro forza. A me non fa niente. Oh, uovo bomba stavolta va alla grande. Ok, sconfitto. Cioè, in Pokémon l'ho fatto tutto io.
Ricordate, vi dico una cosa, appunto, i punti di solito in un'altra doppia i punti vengono divisi, ma in questo caso Chancy non prende alcun punto esperienza, cioè ce li guadagniamo tutti noi. Quindi se avete problemi appunto con il livello di esperienza non preoccupatevi, perché qua i punti non saranno dimezzati per i due Pokémon, ma ve li prenderete tutti voi. Anche se però 240 a me sembra un po' pochino. Ok, c'hanno 4 Pokémon, no, 3 Pokémon a testa, tutti di tipo coleottero. Pokémon parola è una palla. Allora, Vrampol. Usa protezione, Borny, ma il mio attacco era diretto verso Vrampol. Dimmi sconfitto. Poi c'è un Duxtos. Livello 13. Io uso di nuovo attacco da lassù Dustox. Ma non è la seconda volta che si protegge. Chansey non ha ancora attaccato. Staravia vola a livello 22. Proprio nel vero senso della parola. Oh caspita, ho sbagliato attacco. L'ho ritorto contro Chansey. Oh, almeno posso mettere Monferno. Meno che non abbia un doppio Pokémon. No, ho sbagliato. No, non mi fa mettere il secondo Pokémon. Comunque, vedete, ho abbassato un attacco d'ala. Vabbè che sono a livello 22, però Chansey non penso che muoia in un solo attacco. Cioè, questa cosa è veramente penosa. Ho usato Ruggito. Ho sbagliato! Vabbè, rimediamo subito. Mancano soltanto i tre Pokémon di questo Pigliamosche. Questo era il primo. Ah no, gli ho già sconfitti due. Bene. Un Cricket. L'evoluzione di Cricket. Pokémon odioso. Lo troveremo quasi sempre nell'erba alta. In qualche volta manda anche a qualche allenatore. Sconfitti questi due Pigliamosche. Pokémon vengono totalmente curati. Anche Chansey si autocura. Non so come mai. Però Chansey non lo vediamo qua. Ok, proseguiamo. Uno strumento che io prendo. La pozione, anche se inutile, io raccolgo sempre tutto. Ok. Qua c'è un consiglio utili. Poi dice che ci sono strumenti per terra. Controllare con attenzione, ma io adesso non ne ho proprio il tempo. Questo di riuscire a battere solamente questi due di allenatori e poi dover bloccare il video. Se non adesso, ma ce la faccio. Dai, muoves! Ok, altre due psiche, un Pokémon a testa, Meditate e Psyduck. Ah, ho dimenticato di togliere Staravia prima. Facciamo fare ancora questa lotta. C'è un abbiocco pauroso che non vi immaginate. Mi sono svegliato anche le 6 stamattina per poter andare a scuola. Non comincio nelle prossime vacanze. Commentatelo. Lo voglio sapere assolutamente. Sono quelle di carnevale, se non mi sbaglio. Dovrebbero. Non so quando iniziano. Sono a febbraio, penso. Ok, Staravia sale ancora di un livello al 23. Cerca di imparare Turbine, ma io non glielo insegno. Non ne frega. Ok, sconfitto. Abbiamo sconfitto questi due. Psiche. Ops, sbagliato. Io ragazzi direi di fermarmi qua, quindi votate, commentate e iscrivetevi alla prossima parte, ovvero all'uscita del bosco petalo, scusate, del bosco verso Evopoli e all'arrivo Evopoli. Ciao a tutti!